Doppiaggi, speciale doppiaggi, sì, doppiaggi peggiori della storia del videogioco italiano. È al numero 10, Medieval 2. Attenzione, l'uno com'è? Non è un vero clicca doppiaggio. Clicca col sinistro su Mostrami come per ottenere dettagli sui tuoi obiettivi e sull'uso degli arieti, mm-hmm, delle scale. Porco cane, mi sono perso. Porco cane, mi sono perso un'altra volta. L'inviato speciale è numero 9, Jericho, un'altra perla. Insieme ai tuoi uomini ti sei guadagnato un posto nel regno dei cieli. Che stupidaggine, sta mentendo. Vuole liberare il primogenito. Silenzio, strega. Come ti permetti di rivolgere la parola al serafo Gabriele? Alzati, figlio mio. C'è ancora del lavoro da fare per il nostro signore. Naturalmente, vostra grazia. Per me è un onore. Cosa facciamo con gli eretici? Leech, voglio solo dirti che quando esco di qui... Certo, se Cole riesce a darmi un'idea dell'anno in cui ci troviamo. Primo secolo, 38 dopo Cristo. 38 dopo Cristo? Wow, sei sicuro? Certo che lo sei, perita. E io voglio solo aiutarti. Ho detto, toglimi le mani di dosso! Allontanatevi! Anche panizza! Bello. È allibito. È al numero 8, un capolavoro, Baldur's Gate, che è un gran gioco rovinato da questo. Il generale è troppo occupato per incontrare gente come questi pezzenti. Andate a vedere e nessuno si farà del male. Queste persone portano le preoccupazioni dell'intera città. Per favore, soldati, ascoltate il loro caso. Il nostro cibo è quasi finito. Direttamente dall'oratorio. Il capo deve ascoltare il nostro capito. La condizione dei pillici non è affare di giovani. Fatevi da parte, cittadini. L'esercito fuori dalla città ci ucciderà sicuramente. Questo è chiaramente un castrato. Il vostro capo non può semplicemente voltarci le spalle. Panizza. Panizza di nuovo. Non sta capendo. Al numero 7 abbiamo Haven. Altro giocone di merda. Mamma mia. Uno lo sta per beccare. Aia! Mi sembra che Capitan Piccione sia di nuovo in ritardo. Little è che non sono stato molto bene. Presto ti seggerai ancora peggio. Il terzo ritardo questa settimana ti costerà altre 3 unità di katana. 3? Ma ne ho bisogno per sopravvivere. Come si chiama quello che ha detto? Oh, che cazzo! Bel colpo, Talon. Può essere l'inizio di una bella amicizia. Non ha preso. No, Panizza ci sta pensando. Ci sta pensando. Scherzo. Numero 6. Un gioco che abbiamo già recensito, quindi ci sarà il nostro vociaste. Colin! Dove cazzo è sto cilindro? Lì per terra, tu vedi? Siamo che merda davanti, no? Qualche merda? Oh, sentiamo cosa cazzo ci dicono. Grazie. Tanto, cellulare da bimba minchia. Sta squillando, rispondo? Rispondi. Ok. È il mio telefono. Sono all'uscita. Vengo subito a riprendermelo. Va bene? Va bene. Pausa, ci sta. Sono nel corridoio. Al piano terra. Panizza è perplesso. Il nuovo volto dell'arte Panizza. Adesso un capolavoro della storia del videogame, Half-Life 2 rovinata dal doppiaggio. Al numero 5. Senti che perla. Questo. Sentiamo. Senti che l'introduzione. Perla. Il gioco inizia così. Si svegli, Mr. Freeman. Ma come si svegli? Ci vuole coraggio, in faccia tosta. Non che voglia insinuare che lei abbia dormito sul lavoro.
Nessuno merita riposo più di lei. Ma tutti gli sforzi del mondo risulterebbero vani finché... Diciamo solo che è di nuovo giunto il suo momento. Paniccia non ci sta, non ci sta. Al numero 4 una vecchissima avventura grafica su Cthulhu. Questo una... Stanley, che cosa sapete a proposito di Hanzo? Siamo stati colpiti! Le mie macchine! Le mie macchine! Che cosa è successo? Una putrella precipitata a causa dell'urto violento! Aiutatemi! Cosa posso fare per liberarvi? Utilizzate l'organo! Ma presto! Vi supplico! Lovecraft lo voleva così questo gioco. E Paniccia lo sa. Paniccia lo sa. Ma no, ci sta pensando, vedi che... Oh, stiamo arrivando al numero 3. Mamma mia, sei sul podio. Mortal sul Kombat. Kombat. Combattenti, io sono Shang Tsung. Badio. Nei giorni a venire ciascuno non è lui lo scandaloso. È Cage. Badio anche sono lui. Qui per scelta. Scherza. Eccolo. Sentiamo. Altri sono stati portati dal destino. Eccolo. Ehi, hey, bellezza. Johnny Cage. Felice per te. Ma dai, assalto massiccio, quattro poteri, il mimo ninja. Non ti dicono niente? Kano. Per questo fu Kano? In quello non c'ero. Questo è il numero 2, è una perla di gioco. Alpha Prime. Scattavelo tutto dall'inizio alla fine. Bellini. Porca puttana. Goddamn work. Silenzio. Bellini, I'm such a scumbag. Why didn't I learn this in school, cazzo? What about a consultation, maestro? I might like to try it. Another nutcase? Mutant. Questo è un po' toccato. Bardium, help! Bardium? Ah, vai via, bam! So far I still haven't fired. Ma che cazzo? You aren't... normale. Bardio, no. Brain up the spout. Sì, Bardio. No? Yeah, intelligente. Ah. Hey, ascolta. Mutants, chicken, very, very cowardly. If someone screams at them properly, ah! They sometimes get frightened and run. Capisci? Capisci? Try it? I saw it. Doors, there, come on. And what's behind those doors? An arsenal, machine guns, cannons, lots and lots. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Thank you, fine thing. That'll come in handy. Dai, facci parlare Bellini, porca troia, non rompere i coglioni. Ma no, è lui Bellini. I'm looking for a guy, a certain Warren Reynolds. Ah, Warren, sì, sì, lucky guy. È fortunato quello. Disfigone, follow the Sweden. Disfigone. Livia, bella donna, very beautiful. What happened to her? Livia's in orbit. She's waiting until I find Warren and another spaceship. Porco zio. Porco zio. Porco zio. Very nasty. Prefer Bellini to Tortellini. Paniccia, Paniccia, non, Paniccia non ci sta no, per un cazzo. No. No. Adesso il numero uno. Numero un bel uno. Gioco. Attenzione. Kingsfield, doppiato per l'occasione da Wrath the Gun. Prequel di Dark Souls e Demon Souls. Esatto. Bello, bella atmosfera, sì. Bel filmato, bella musica. Da brividi. E arrivo, arriva lui, Wrath. Danielo. Oh, mi rupe. In una foresta buia e profonda si trova un piccolo paese dimenticato. Ma cos'è? Il paese è conosciuto sotto il nome Le Ruine, costruite come città sacra per gli abitanti della foresta. Al di là dei tempi della città sacra, nascosta nelle ruine giace una singola dichiarazione, la chiave alla sua esistenza. Dove l'ha trovato? Che posa una tragedia a colpire quelli che rimuoveranno la statuetta dal buio profondo. Posa una tragedia. Con la statuetta rimossa dalla città sacra, morte e distruzione colpiscono gli abitanti che abitano nel suo territorio. Torna la statuetta dell'oscurità al suo legittimo posto. Sotto il cielo buio e malinconico, Sir Salvor comandò i suoi uomini in una missione dentro le ruine. La
sono dall'oscurità, distrusse i combattenti, non lasciando alcuna tracchia. Non lasciando alcuna tracchia. Tracchia. Paniccia. Paniccia. Si fa in quattro. Si fa in quattro, Paniccia. E fine.